abbiamo voluto questa conferenza stampa oggi perché l'arrivo, diciamo, delle cartelle che andavano a quantificare la tassa Tari, quindi la tassa rifiuti, all'interno del comune di Ficarazzi ha provocato una reazione di buona parte della popolazione, una reazione di assoluto disappunto in ordine, diciamo, agli importi che sono arrivati. Chiaramente questa situazione è arrivata all'occhio e all'orecchio, diciamo, della macchina amministrativa. Molta gente ha cominciato attraverso i social una protesta vibrante, e quindi unitamente ai miei assessori e ai funzionari abbiamo pensato di dare delle indicazioni. Nella massima trasparenza possibile, nel massimo rispetto di tutti. È necessario fare una piccola premessa legata alla tipologia del tributo. Fino allo scorso anno noi avevamo un tributo che si chiamava TARSU. La TARSU dava la possibilità all'amministrazione comunale, all'ente locale, non soltanto a Ficarazzi ma in Italia, di poter contribuire nel raggiungimento del costo del servizio. Per essere più preciso, il costo del servizio a Ficarazzi è stato sempre nell'ordine dei 2 milioni di euro. Noi potevamo recuperare una piccola percentuale della tassa attraverso il versamento da parte del comune di una parte, diciamo, di questo costo. Per essere, diciamo, ancora più precisi ed in dettaglio, il 70% veniva spalmato sui contribuenti, quindi sulla nostra cittadinanza, e il 30% veniva versato dal comune di Ficarazzi. E questo era un modo per attutire il costo del servizio e attutire quindi la tassa che raggiungeva le famiglie. Nel 2013 il governo nazionale ha creato una forma diversa di normativa, cioè una normativa che impone agli enti locali di recuperare totalmente il costo del servizio attraverso la tassazione. Quindi, entrando nel dettaglio, quei 2 milioni di euro che vi dicevo io poc'anzi devono essere integralmente recuperati attraverso la tassazione. Devo dire che la legge è del 2013 ed è entrata in vigore nel 2013, quindi già dallo scorso anno il comune di Ficarazzi avrebbe dovuto operare in tal senso. Con il ragioniere e con il mio assessore abbiamo tergiversato, abbiamo aspettato, perché a livello di Stato nazionale, di governo, ci arrivavano delle indicazioni. Queste indicazioni per lo scorso anno sono state quelle di poter mantenere la TARSU al posto della Tari, e quindi già lo scorso anno noi avremmo avuto quello che si è verificato quest'anno, ma noi abbiamo aspettato fino all'ultimo, e lo Stato ha dato per il 2013 questa possibilità. Quindi tutto quello che oggi sta succedendo sarebbe successo lo scorso anno. Noi lo abbiamo evitato perché la legge ce ne dava la possibilità. Quest'anno non è stato assolutamente così. E non è stato così, e l'abbiamo capito sin dall'inizio. E allora abbiamo dovuto riprogrammare il nostro sistema, mandare i nostri funzionari, i nostri dipendenti a attrezzarsi a livello proprio pratico sulla possibilità di applicare il tributo nella misura che noi ritenevamo più perequativa, più giusta possibile. Il tributo Tari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa è legata ai metri quadrati dell'immobile. La parte variabile è legata ai componenti del nucleo familiare, quindi una persona, due persone, tre persone, fino ad arrivare a sei.
Queste sono le due, i due parametri attraverso il quale viene determinata la tassa. Poi ci sono dei parametri che sono variabili che riguardano gli abbattimenti. Noi abbiamo fatto una cinquantina di simulazioni e le simulazioni dovevano dare necessariamente i 2 milioni di euro, 2 milioni di euro che riguardano il costo del tributo. Nelle prime simulazioni venivano penalizzate le famiglie. Nelle simulazioni che abbiamo fatto successivamente veniva addirittura raddoppiata la tassa delle 4 attività produttive che noi ancora abbiamo sul territorio. La Commissione Bilancio, che oggi non è qui presente, ma che ha lavorato per la creazione di queste tariffe, ha cercato in tutti i modi di creare quelle tariffe più giuste possibili, quelle che tenessero conto del nucleo familiare, del numero delle persone che fanno parte del nucleo familiare, e cercare di tenere conto anche, Luisa chiudi, di tenere conto anche del fatto che il tributo, così come è stato pensato a livello nazionale e non locale, prevede l'incremento della tassa in relazione al maggior numero delle persone, perché il principio fissato dal governo Renzi è quello che più si è all'interno di una famiglia, più si deve pagare. Questo è il principio che è stato fissato a livello nazionale. La tassa finalmente viene elaborata e viene votata in consiglio comunale, perché, ribadisco, è il consiglio comunale che approva le tariffe. È stata una decisione sofferta perché sia i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di opposizione erano consapevoli di quello che sarebbe successo successivamente. Arriviamo alla spedizione della cartella che ha raggiunto le nostre famiglie nella settimana scorsa, nei giorni di giovedì e venerdì, comunque nel fine settimana. C'è stata una vera e propria rivoluzione perché ci sono delle cifre importanti all'interno delle cartelle. Immediatamente noi ci siamo attivati, siamo stati al lavoro anche di sabato, anche di domenica, con il ragioniere Volo, con l'assessore Tribuna, e abbiamo immediatamente, Anna, ci siamo immediatamente accorti che c'erano dei problemi, c'erano degli errori in alcune cartelle. Oggi vi posso dire anche quante cartelle sono sbagliate. Questi 3 giorni che mi hanno separato da quello in cui ho indetto la conferenza ad oggi ci sono serviti per capirci e per renderci conto di che cosa in alcune cartelle era stato sbagliato. 169 famiglie hanno ricevuto una tassa maggiorata rispetto a quella reale. Vi faccio l'esempio calzante. Una persona, una famiglia che ha un immobile e una pertinenza, il magazzino, il box, il posto auto, sotto l'abitazione, il sistema, che non è un sistema elaborato dal comune di Ficarazzi, ma noi ci siamo affidati ad una ditta, alla Alley Consulting, ha erroneamente calcolato il parametro variabile non soltanto sulla casa, ma è giusto, ma anche sulla pertinenza, cioè anche sul magazzino. Quindi una pertinenza che avrebbe dato come gettito 50-60 euro annui ha generato un parametro di 400 euro. Quindi alla tassa riguardante la casa si è sommata anche un errore riguardante la pertinenza. Chiaramente ci siamo allarmati su questo. 169 famiglie sono una popolazione molto consistente. Ci siamo accorti anche di un ulteriore errore, Anna, l'errore riguardante i portatori di handicap. Noi nel nostro regolamento abbiamo previsto un abbattimento del 50% del tributo a quei nuclei familiari che al loro interno hanno un portatore di handicap. Questo 50% non è stato calcolato in quelle famiglie
che hanno un nucleo familiare pari a 5 persone o oltre le 5 persone. Perché il sistema, sempre dell'Alley, in quel caso avrebbe dovuto operare due riduzioni, quella del 50% per il portatore di handicap e quella del 15% per nuclei familiari pari o superiori a 5. Il sistema ha sbagliato e ha riconosciuto soltanto il 15%. Quindi queste cartelle dovranno essere rettificate. E allora il mio primo invito alla cittadinanza è quello di intanto di non allarmarsi. La cartella dalla ricezione può essere pagata in 20 giorni. I nostri uffici comunali lavorano ogni giorno, ricevono il pubblico. Io in questi 3 giorni sono stato qui insieme ai miei assessori, al mio segretario particolare, a spiegare alla gente quello che è successo e a controllarli noi personalmente le cartelle. Sottolineo, questo devono farlo anche i miei consiglieri comunali e anche i consiglieri di opposizione, perché la votazione della Tari è di competenza del Consiglio Comunale. Quindi io rappresento l'amministrazione e io sto facendo la mia parte nel cercare di aiutare il cittadino, che tutti facciano la propria parte, perché è giusto. Poi voglio entrare un po' nel merito dei costi. Qualcuno mi ha rimproverato in questi giorni di non avere fatto nulla per abbassare il costo del servizio di raccolta dei rifiuti. Il costo del servizio di raccolta dei rifiuti è formato da macrovoci. C'è una voce che riguarda il personale, cioè gli uomini che lavorano nel servizio di raccolta, un'altra macrovoce che riguarda la discarica, un'altra macrovoce che riguarda i mezzi, un'altra macrovoce che riguarda i materiali di consumo che vanno dal carburante al vestiario, alle scope e a tutti quei mezzi, anche diciamo i cassonetti, che vengono acquistati. Bene, io mi sono insediato l'8 maggio del 2012. I costi dell'anno 2012, quindi io ne rispondo per 6 mesi, sono, questi sono bilanci approvati, bilanci pubblici, 2.120.029 euro. 2.120.029 euro. Abbiamo cercato, immediatamente insediati, di cercare di contenere questi costi. Il contenimento di questi costi non può assolutamente passare per il personale, perché non puoi licenziare delle persone. Anche perché se quelle persone sono state previste in pianta organica, apparentemente sono funzionali al servizio. E allora un'amministrazione deve incidere sulla discarica, sui costi dei mezzi, sui costi dei materiali di consumo. Abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi. Io sono un professionista e mi sono circondato da persone di buona volontà che sono anche loro dei professionisti. Consigliato anche dalle esperienze mie amministrative passate, siamo riusciti già nel 2013 a abbattere i costi e a confinarli a 1.900.547.00, e questo già in un anno di amministrazione Martorana. Quindi ciò che aveva un importo di 2.120.000 è diventato nel giro di 12 mesi 1.009.000. Stiamo parlando sempre di dati consuntivi. La Regione Sicilia nel 2013 ha dato una legge sul riordino degli ambiti territoriali ottimali. Gli ambiti territoriali ottimali nel nostro comune e nei comuni limitrofi sono rappresentati dal COIRES. La Regione Sicilia ha detto: il COIRES è fallito, tutti gli ambiti territoriali ottimali sono falliti, dovete riorganizzare il servizio e avete due possibilità. Una prima possibilità è quella di stare tutti assieme,
Una seconda possibilità, quindi creare un piccolo COIRES, creare delle esperienze similari e consociative tipo il COIRES, un'altra possibilità era quella di gestire in-house il servizio, quindi direttamente il comune, e all'interno di questa esperienza, cioè del servizio in-house, di poter gestire in proprio il comune di Figarazzi il servizio, ma fare questo servizio ai privati, perché i privati, la storia ci insegna, riescono in alcuni servizi a gestire attraverso dei criteri di efficienza e di economicità migliori rispetto al pubblico. È chiaro che io come sindaco Martorana eredito un sistema creato dalla legge, dal governo Cuffaro, dal governo Lombardo. Io eredito qualcosa che è stato creato da altri. Attraverso un'opera molto attenta con l'ingegnere Cecchini e con l'ufficio dei rifiuti, abbiamo creato un progetto di raccolta che si chiama ARO. Lo abbiamo presentato alla Regione Sicilia, avevamo termine per presentarlo entro il 31/10 del 2013, il mio comune è stato il primo comune della Sicilia a presentare l'ARO e ad averlo approvato. Noi nei primi di ottobre dello scorso anno abbiamo già un piano di raccolta rifiuti che prevede tutto quello che noi oggi facciamo e dà una economicità rispetto a quei costi che io vi ho fatto vedere fino al 2013 di circa 300.000 euro meno. Quindi noi con circa 1.700.000 e qualcosa riusciamo a raccogliere i rifiuti affrancandoci da questi costi, e questo lo dobbiamo girare sulla tassazione. La tassazione è legata al servizio, una economicità sul servizio ci porterebbe ad avere una tassa pro capite inferiore rispetto a quella attuale. La Regione Sicilia ha fatto la legge, ma si è dimenticata di dare alcuni criteri per poter passare finalmente il servizio ai comuni. Che cosa si è verificato? Che gli ambiti territoriali ottimali, nel nostro caso il COIRES, non hanno uno strumento normativo per poter trasferire i lavoratori dal COIRES, che è un'azienda diversa dal comune, perché il comune è una partecipata del COIRES, al comune stesso, oppure alla ditta che domani dovrà fare il servizio sul territorio. Quindi hanno detto come dovevamo raccogliere l'immondizia, anzi glielo abbiamo detto noi, come dovevamo raccoglierla attraverso i siti da individuare dove portarla, come raccoglierla, quindi evidenziando delle percentuali e dei sistemi di differenziata innovativi, però si sono dimenticati a fare una legge e dire i dipendenti del COIRES possono transitare dentro il comune oppure i dipendenti del COIRES possono transitare nelle ditte private che poi le andrà ad assumere. Creano un sistema di scatole cinesi. Dicono nella legge questi dipendenti passeranno a una società che si chiama SRR. E una volta che questa società SRR prenderà in capo questi dipendenti, verranno girati all'interno delle ditte o dei comuni. Questo si è verificato, l'hanno creato una SRR che si deve occupare, Emanuele, di impiantistica, ma la SRR non ha mai in Sicilia operato, non ha mai creato nessun tipo di impianto e sono delle scatole vuote che esistono soltanto sulla carta. Io sono andato dal presidente Crocetta non una ma 10 volte a dire al presidente Crocetta cosa è necessario fare per trasferire i dipendenti dal COIRES al comune di Figarazzi o alla ditta che si occuperà del servizio. Ci sono andato, ho parlato col presidente Schifani, faccio nomi e cognomi, ho parlato con buona parte della deputazione regionale da sinistra a destra passando per il Movimento 5 Stelle, ad oggi siamo al palo, siamo fermi, viviamo attraverso delle ordinanze straordinarie che prorogano di volta in volta il servizio.
perché c'è una immobilità, un immobilismo della regione che sovraintende, che è mortificante per i singoli cittadini e per i rappresentanti di essi, cioè per il primo cittadino, il sindaco. Che cosa compone i costi del servizio? Altra componente fondamentale attenzionata da voi, e vi ringrazio per questo, è la discarica. In Sicilia c'erano fino a qualche giorno fa, fino a ieri, 5 discariche. Di queste 5 discariche ad oggi ne sono rimaste in vita soltanto 3. Queste 5 discariche non sono discariche pubbliche, ma sono discariche private, che hanno una tariffazione per il conferimento dei rifiuti che va dalla più bassa, circa 85 euro a tonnellata di siculiana, alla più cara, che è quella di Catania, di 130 euro a tonnellata. Noi al giorno produciamo 12 tonnellate. Fino a qualche tempo fa, fino al mese di luglio 2014, il comune di Ficarazzi portava i propri rifiuti a Messina con un costo che si aggirava intorno ai 95 euro. La discarica di Messina, che è stata chiusa ieri per vicende giudiziarie che la magistratura accerterà, è stata la discarica che ha garantito maggiore serietà nel servizio di abbancamento, nel senso che, consapevoli delle difficoltà economiche delle amministrazioni, hanno permesso un po' di respiro a quelle amministrazioni che conferivano da loro, non essendo drastici nel rispetto dei pagamenti, nel senso che la fattura mensile poteva essere pagata ai 35 ai 40 giorni e non quando arrivava. Questo ci ha permesso di portare i nostri rifiuti a Messina e di garantire la pulizia del paese fino al mese di luglio del 2014. Dal mese di luglio del 2014 ad oggi, Messina, attraverso provvedimento regionale del governo Crocetta, non ci ha più ospitato per i rifiuti. Non era una ospitalità gratuita, ma era a titolo oneroso. Il governatore Crocetta e la discarica di Messina ha detto: possiamo ricevere rifiuti soltanto dalla provincia di Messina, Ficarazzi deve andare altrove. Il sindaco di Ficarazzi ha cercato di trovare dei collegamenti con Siculiana, che è la discarica più economica ma che ha delle criticità, ma Siculiana non ci ha dato la disponibilità. Abbiamo cercato la disponibilità in altre discariche, nessuno ci ha dato la disponibilità, tranne Catania, con una tariffa di 130 euro a tonnellata. Io, tra decidere di avere un'emergenza rifiuti, come Bagheria e come altri comuni limitrofi, nel giro di pochi minuti ho dovuto prendere una decisione e scaricare a Catania. Perché i rifiuti non si producono una volta ogni 15 giorni, ma si producono più volte al giorno. E se li abbandoniamo per strada si crea una emergenza di ordine pubblico e un'emergenza sanitaria. Noi, sotto il governo Martorana, non abbiamo ad oggi avuto nessun tipo di emergenza, perché io non dormo con i miei funzionari e con i miei assessori la notte per mantenere il paese pulito, ereditando un sistema che non ho assolutamente contribuito a creare, né attraverso la mia opera intellettuale e né attraverso la mia mediazione politica, perché la mia famiglia non ha lavoratori dipendenti all'interno del COIRES, non ha parenti, non ha cugini, non ha nipoti all'interno delle strutture clientelari che il governo Cuffaro e Lombardo e Crocetta hanno creato. Nessuno, e mi assumo le responsabilità di quello che dico. Che cosa succede nel 2013? Succede che il liquidatore del consorzio del COIRES, attraverso l'applicazione di sentenze che vanificavano la presenza di 180 lavoratori ex tempori, è stato costretto il liquidatore del COIRES a licenziarli.
a fare perdere il posto di lavoro a 180 persone. Queste 180 persone erano state, Giuseppe, assunte in maniera non corretta, perché le sentenze dicono questo, e attraverso delle procedure non corrette, perché le sentenze dicono questo, ed erano state assunte per fare la differenziata, perché qualcuno aveva voluto dire alla gente che attraverso la differenziata ci sono e si verificano delle economicità del servizio. Questo è falso. È falso perché la differenziata fatta sotto una percentuale del 40% non crea economie, con Emanuele ne abbiamo parlato tanto, ma crea soltanto un aggravio di costi. Sopra la percentuale del 40%, la differenziata può creare, attraverso dei percorsi più o meno lunghi, dei risparmi. A questo punto queste 180 persone sono state licenziate e messe in mezzo a una strada. Nessuno di noi è contento per quello che è successo, ma le sentenze vanno rispettate e, dico, vanno eseguite. Queste persone si sono ritrovate in mezzo a una strada perché un giudice ha riconosciuto delle illiceità nelle loro assunzioni. E io non ho una persona, non c'è un mio parente che è stato assunto nei 180 della Tempori, oppure nelle persone che attualmente lavorano nel servizio di raccolta rifiuti. Questa situazione ha creato un disequilibrio nella raccolta dei rifiuti, perché Ficarazzi Giuseppe aveva un organico di 35 persone e dall'oggi al domani, nel mese di maggio-giugno 2013, si è ritrovata con sole 17 persone. Tra queste persone che sono state licenziate, noi avevamo tutti gli autisti ad eccezione di uno, Stefano Anello. Ci siamo ritrovati dall'oggi al domani, questo sindaco e questo territorio si è ritrovato dall'oggi al domani senza autisti, senza la possibilità di poter prendere e raccogliere i rifiuti e portarli a Messina, che è a 280 km da Ficarazzi. Abbiamo dovuto trovare una soluzione rapidamente, a distanza di minuti, di ore, e abbiamo recuperato attraverso delle agenzie interinali un autista. Attraverso la mia mediazione personale sono riuscito ad entrare nelle piante organiche degli altri comuni e a vedere che a Bagheria c'era una presenza di autisti maggiore rispetto a tutti gli altri comuni. E allora ho implorato con autorità il liquidatore di prendere quegli autisti e portarli a Ficarazzi, che non poteva fare il servizio. E questo nel giro di qualche minuto. Abbiamo sistemato la vicenda degli autisti, ma la vicenda del personale non è stata possibile sistemarla. E allora quella differenziata che noi ci accingevamo a fare l'abbiamo dovuta abbandonare, anche e soprattutto a seguito di un atto vandalico che mi ha distrutto l'intera dotazione di cassonetti per la differenziata. Un cassonetto costa quasi 300 euro, me li hanno distrutti tutti, tranne qualcuno che in quel momento si trovava dentro i grandi condomini, che ho dovuto tirare fuori dai condomini e portare in strada e mettere i rifiuti all'interno di questi cassonetti per non farli così trovare in mezzo alla strada e vicino alle nostre scuole. E di tutto questo io non ne ho mai parlato se non agli addetti ai lavori, quindi è assolutamente ingiusto che io venga additato come quello che ha aumentato i rifiuti. Io sono stato quello che ha permesso di mantenere la raccolta con criteri di sufficienza elevata nel comune di Ficarazzi. Parliamo dei mezzi. I mezzi, ma non abbiamo finito la discarica. La discarica, vi dicevo, sono nelle mani di imprenditori privati che fissano le tariffe attraverso delle forbici a noi sconosciute.
Siculiana è il sito che costa di meno, ma è il sito che pretende il pagamento della fattura ogni 15 giorni e ci sono stati periodi anche settimanalmente, e con le difficoltà di liquidità che le amministrazioni hanno si trovano costrette a non poter adempiere. E allora che fa Siculiana? Chiude i cancelli, li chiude, non fa scaricare i camion. Bagheria, Casteldaccia, Villabate e gli altri comuni dove ci sono sindaci bravi e capaci hanno avuto i loro rifiuti per strada per colpa della discarica che chiude i cancelli. Messina a noi non li ha mai chiusi i cancelli e neppure Catania ha mai chiuso i cancelli. Siculiana è quella che costa di meno ma che ha dei problemi. Perché ve lo sto attenzionando? Ve lo dirò tra qualche minuto. A questo punto che cosa succede? Succede che andiamo nuovamente dal governatore Crocetta e diciamo: ma perché non diamo la possibilità alle SRR di dotarsi di impiantistica, di dotarsi di impianto per la plastica, per la carta, per il cartone? Perché non fate degli investimenti? Oppure perché non date al comune di Ficarazzi e altri comuni che hanno già un piano d'aro approvato quei soldi, 200-300 mila euro, che mi darebbero la possibilità di partire? Perché la fase di start-up, ma io non mi piace utilizzare termini inglesi, di partenza, è legata a degli investimenti iniziali. Ma se io non ho la possibilità di fare questi investimenti, come faccio a fare differenziata al 65%, così come la legge mi dice, attraverso la collaborazione della gente? A Ficarazzi la gente ha collaborato, ma siamo arrivati a raccolta di differenziata non superiore nei momenti più belli al 15%, e col 15% spendiamo soltanto di più, non facciamo differenziata seria. Ci siamo attrezzati, siamo stati in mezzo alla strada, abbiamo fatto manifestazioni, anche Canale 8 ne ha organizzate un bel po' e tutti voi avete contribuito con i vostri blog a sensibilizzare la gente, ma se non ci danno la fase di partenza, quei soldi per fare degli investimenti, nessuno di noi comuni potrà mai partire seriamente con la differenziata. Questo non si fa perché si vuole mantenere il monopolio dei feudatari delle discariche. E questo Crocetta lo sa, lo ha denunziato, ma è succube del sistema, perché permette ogni giorno tutto questo. Chiaramente voi non vi volete sentire dire soltanto sfoghi. I rimedi ve li ho detti, tutta la gente deve venire qui, deve cercare di farsi rettificare la cartella se è sbagliata, del 15, del 50% se ha portatori di handicap. Uno dei rimedi che noi abbiamo individuato, e ne ho parlato con alcuni consiglieri, è quello di spostare le scadenze che erano fissate per il 28 febbraio e per il 30 aprile al mese di aprile per la terza rata e per il mese di giugno per la quarta rata. Per fare questo il sindaco ha bisogno dei consiglieri comunali che in questo momento non sono qui con me, ma che il giorno 13 avranno una grande opportunità di spostare queste due scadenze ad aprile e a giugno, perché faremo un ordine integrativo del Consiglio Comunale. Questa non è la cura, perché i soldi rimarranno sempre quelli, ma daremo più respiro alle famiglie per poter pagare le quattro rate. Devo dire che la legge ne prevedeva tre di rate, il mio comune ne ha previste quattro, e sposteremo ancora di più queste scadenze, ma ho bisogno del Consiglio Comunale, che in questo momento è assente. Vi voglio dare l'ultimo dato, che è il dato del 2014. Il dato del 2013 portava 1.900.000. Nell'ottica di risparmi, perché questa amministrazione si è contraddistinta per risparmiare e non per aggravare i costi del comune, io non ho un esperto, e nel 2001 c'erano, si spendevano in questa amministrazione, c'è il ragioniere che mi deve smentire se dico cose false, oltre 400 milioni di lire, 200 mila euro di consulenze
per esperti e per tecnici che facevano dei progetti per questa amministrazione. Dal 2001 ad oggi si è invertito il trend, si è sempre diminuito fino ad arrivare ad avere zero esperti al comune di Ficarazzi, zero costi per esperti al comune di Ficarazzi, basta il sindaco e bastano le professionalità che noi abbiamo. Ritorniamo ai costi del 2014, 1.890.000, quindi sensibilmente ridotti rispetto a 1.900.000. Questi costi, come ho detto, si devono spalmare sulla cittadinanza attraverso questo sistema Tari, che è un sistema nuovo, quest'anno è entrato in vigore, e quindi è possibile che noi, Anna attraverso e Daniela attraverso una migliore attenzione del parametro fisso legato ai metri quadrati e del parametro variabile legato ai numeri dei componenti della famiglia, riusciamo a perequare la tassa, ma sempre 1.900.000 dobbiamo recuperare, 1.890.000 dobbiamo recuperare. Io oggi ho dato mandato all'ingegnere Cecchini di contattare la discarica di Siculiana e di vedere se la discarica di Siculiana ci permette di scaricare lì. Da una parte si potrebbero abbattere i costi di un 30-35%, Piero. Dall'altra parte possiamo andare incontro a rischi legati alla difficoltà di liquidità del ragioniere nel pagare, del ragioniere in quanto funzionario del comune, nel pagare i costi settimanali, se ci diranno di pagare settimanalmente. Andiamo incontro ad altre problematiche legate al fatto che Siculiana è una discarica che dall'oggi al domani dice dobbiamo chiudere i cancelli perché stiamo risistemando la discarica e i camion mi tornano indietro. Bagheria ha avuto problemi, così come gli altri, perché non li facevano scaricare, non perché non avevano pagato, ma perché loro stavano risistemando gli abbancamenti di immondizia. Siculiana è una discarica che oggi è sottoposta sub iudice alla possibile chiusura, giornale di ieri. È una discarica che ha circa un anno di autonomia. Che cosa ho fatto io in questi mesi? Ho allacciato rapporti estremamente cordiali e costruttivi con il comune di Palermo nella persona del sindaco Leoluca Orlando. Leoluca Orlando, attraverso la RAP, l'ex AMIA, ha in gestione la discarica di Bellolampo. La discarica di Bellolampo fa pagare Anna una tariffa di 25 euro a tonnellata al comune di Palermo, quindi siamo andati dai 130 di Catania ai 25 di Bellolampo. Io ho detto a Orlando: mi fai scaricare a Palermo? Orlando mi ha detto: va bene, l'assessorato regionale non te lo permette perché anche noi stiamo scaricando attraverso provvedimento d'urgenza del Presidente della Regione che fa entrare soltanto il Comune di Palermo. La discarica di Bellolampo oggi avrebbe la possibilità di ospitare Ficarazzi, ma anche Villabate e i comuni dell'area metropolitana a un costo di 25 euro. Bellolampo è qua dietro. Io, grazie a questo governo regionale, devo scaricare a Messina, a Catania e forse domani a Siculiana, e ho una discarica qua dietro a 25 euro. Non mi fanno scaricare. Se domani mi dovessero fare scaricare a Bellolampo, io abbatto anche i costi della discarica a totale beneficio dei cittadini, che devono essere informati di questo, di come stanno le cose, perché da questa parte non c'è uno cattivo che deve trovare delle risorse per utilità personali o per altre utilità. Io dalla cittadinanza devo recuperare un costo, una tassa che serve a coprire un costo di un servizio che è strategico per il comune di Ficarazzi. Quante mamme
sarebbero contente di andare a scuola e trovare dei cumuli di immondizia come a Bagheria o come a Casteldaccia ci sono stati e come a Villabate ci sono stati? Quanti di noi sarebbero tolleranti a trovare l'immondizia lungo il corso o nelle strade limitrofe? Noi garantiamo un servizio che non è eccellente, ma è un servizio che permette di recuperare l'immondizia su tutto il territorio giornalmente e direi anche più volte al giorno. A fronte di che cosa? E poi forse è giusto lasciare la parola, se Piero ne vuole parlare, sulle tariffe. Una famiglia di Ficarazzi di 5 componenti paga 505 euro. Sono tanti, sono tantissimi. Ma il principio fissato da Renzi, dal governo Renzi, è quello di fare pagare di più alle persone che sono più numerose, a quei nuclei familiari che sono di più. Se voi fate una media di 5 persone, verrebbe 100 euro annui a persona, ovvero 0,25 o 27 centesimi di euro al giorno. Io con la metà di un caffè, perché un caffè da bar American costa 70-80 centesimi, forse un euro, il comune di Ficarazzi toglie l'immondizia ad Angela Martorana, che la lascia davanti la sua porta, per 0,25 o 27 centesimi di euro al giorno. Non è un costo proibitivo, lo diventa costo proibitivo, Emanuele, e sono con voi, perché questa tassa si somma alla TASI, si somma ad altre tasse che lo Stato ha previsto ma che noi non abbiamo assolutamente voluto, ma soprattutto si somma a quella disoccupazione che ha falcidiato l'intera popolazione italiana, perché in presenza di un lavoro 0,27 centesimi di euro o forse nella forbice massima 0,40, che sono quelli che pago io, o 50, si potrebbe tranquillamente accettare questo tipo di tassazione senza fare proteste così come sono accadute, perché non è un costo proibitivo, ma lo diventa 0,27 centesimi al giorno, lo diventano nel momento in cui si sommano alla crisi lavorativa. E allora io dico, istigare a non pagare la tassa, oltre a essere un reato, è qualcosa che porterebbe il nostro territorio ad essere equiparato agli altri territori circostanti, ai comuni limitrofi. In quel caso il sindaco interverrebbe drasticamente per rimuovere l'immondizia e farebbe quello che io non ho mai fatto durante la mia amministrazione, perché ricorrere ai mezzi meccanici per raccogliere l'immondizia quadruplica e quintuplica il costo del servizio. Quindi non pagare 1,9 milioni e pagarne 3 perché si deve raccogliere l'immondizia con il cosiddetto mezzo meccanico, il polipo, porta a lievitare i costi. La mafia su queste cose si è arricchita, perché il sistema deve prevedere l'immondizia per terra in modo tale che così lavorano quante più persone possibili. Il sindaco di Ficarazzi e l'amministrazione questo non lo ha permesso, non ha permesso sacchetti per strada, perché si tratterebbe di foraggiare persone che aspettano questo. E allora, se i miei concittadini vogliono questo, bene, io lo impedirò fino a quando ne avrò le forze, perché il mio territorio non lo porterò come i territori limitrofi, con l'immondizia. Mentre invece, se i miei cittadini continuano ad avere fiducia in questi quattro ragazzi che stanno amministrando, e allora noi, attraverso i nostri sacrifici, al nostro modo di autotassarci, ad essere responsabili, faremo risparmiare, diminuiremo questa tassa. È mio preciso impegno, se la legge rimane questa, quella di portare un risparmio nelle cartelle già nel prossimo anno ed immediatamente di dilazionare i tempi delle cartelle che sono arrivate. Ma oltre quello che vi ho detto non posso fare oggettivamente. Io ho finito.
Quindi se voi volete intervenire sulle tariffe, avete facoltà, ci siamo dati una regola con i ragazzi, cioè quello di dare la possibilità a ogni testata di fare una domanda. Sono qui e vi ringrazio, non l'ho fatto inizialmente perché anche io ho, perché sono una persona, sono un uomo, non sono una macchina, anche io ho risentito di questa grande pressione, ma io non mi abbatto, io rilancio, non mi spaventano quattro persone che in maniera veramente irresponsabile gridano all'attenzione del sindaco. Il sindaco vuole il bene del suo territorio, non vuole il male del suo territorio. Vi potrei citare mille esempi di virtuosità di questa amministrazione e di chi la rappresenta, veramente mille esempi, ma non è questa il giorno e neppure la sede adatta per poterlo fare. Come siamo arrivati a queste tariffe e a questa benedetta Tari? Fino all'anno scorso eravamo in Tarso e quindi l'effetto non si è potuto notare in confronto alla Tares l'anno scorso dovevamo applicare o alla Tari di quest'anno. E come diceva il sindaco, una parte dei costi che dovevamo noi coprire con le entrate erano sopportate dal bilancio comunale. Bilancio comunale che intorno ai 2 milioni di euro che spendevamo rimetteva dalle proprie tasche, come se si può dire, qualcosa come 400-500 mila euro l'anno. Questo significa per l'amministrazione tagliare alcuni servizi, che è ovvio che in un momento di crisi che tutti stiamo attraversando, il problema nazionale che voi sapete meglio di me, dovuto ai tagli dei trasferimenti, questa famosa spending review che ha colpito in maniera pesante le regioni e i comuni, è ovvio che 400-500 mila euro nel nostro bilancio che erano spese a favore della Tarsu e chiaramente comprimevano altri servizi. Quest'anno non è stato possibile restare a Tarsu perché la legge finanziaria dell'anno scorso, di dicembre del 2013, con questa famosa IUC che poi comprende la TASE e comprende la TARI, ha fatto obbligo ai comuni di coprire integralmente i costi a carico dell'utenza. Cioè noi quanto spendiamo per il sistema rifiuti dobbiamo reintroitarlo attraverso le tariffe. Tariffe che sono basate su una parte fissa e su una parte variabile. La parte fissa quest'anno è scesa notevolmente perché era in rapporto ai metri quadri. Prima dicevano che era... non era precisa quella ai metri quadri perché colpiva indistintamente un nucleo familiare fatto di una unità o fatte di 10 unità, pagavano alla stessa maniera in rapporto ai metri quadri dell'abitazione. Quest'anno, come anche l'anno scorso dovevamo farlo, siamo resistiti a non farlo, siamo stati costretti a applicare le tariffe, che significa? Secondo un principio stabilito dal governo nazionale e detto a noi in tutte le salse: chi più inquina più deve pagare. Quindi una famiglia fatta di 6 persone è chiaro che non può pagare come una famiglia fatta di 1 unità o di 2 unità. Questo comporta questo allarmismo e queste tasse, questa tariffa nuova, che non è una tassa, è una tariffa, sono pervenute ai nostri cittadini. Io faccio l'esempio mio perché io sono da un lato funzionario del comune che devo applicare le leggi dello Stato, da un lato cittadino di Figarazzi. Io ho una famiglia composta da 5 unità, mi è arrivato 507 euro da pagare, la media di 100 euro a testa per ogni componente familiare. Noi, il Consiglio Comunale, come diceva il Sindaco, abbiamo proposto diverse proiezioni, abbiamo fatto, per cercare una soluzione migliore, una soluzione quantomeno che colpisse di meno, creando il 50% dell'abbattimento, creando un problema per gli stagionali che è rimasto al 33%, creando un abbattimento del 15% per le famiglie superiori a 5, quindi parliamo 5 e 6 unità. Il Consiglio Comunale, alla fine, dopo un ampio dibattito, ha approvato le tariffe con un proprio regolamento. Queste tariffe, faccio alcuni esempi solo, variano da un componente che pagherebbe come tasso, come tariffa variabile, perché quella a metri quadri sono, diciamo, quasi irrisori oramai, incide di più secondo quel principio
chi più inquina più paga, i componenti familiari. Passiamo da 181 euro un componente familiare, 254 due componenti familiari, 327 euro tre componenti, 399 quattro componenti, 526 cinque componenti, 317 sei o più componenti. Quindi vi rendete conto che al di là della progressione che si è potuto fare, che ci permettevano i parametri dati dal governo e quindi dalle circolari e dalle direttive nazionali, di contemperare chi era un'unità a sei unità. Certamente mi rendo conto, come tutti ci rendiamo conto, che in questo periodo il rischio generalizzato diventa quasi una batosta per le famiglie, che a questo si aggiunge la TASI, si aggiungono le varie bollette che vanno a scadere, si aggiunge tutto quello che diciamo le tasse in generale. No, è ovvio che non è stata una scelta indolore dell'amministrazione. Aumentare le tasse non è bello per nessuno, e a maggior ragione per un sindaco che poi si deve scontrare con l'opinione pubblica e con tutte le giustificazioni del caso. Però noi abbiamo un costo che al di là dei risparmi che sono fatti in questi anni lievita sui 2 milioni. Noi dobbiamo coprire 2 milioni di euro che usciamo per il servizio. Un servizio che, credetemi, non solo detto da me, ma detto anche da alcuni abitanti dei comuni limitrofi, è il migliore nella zona. Io mi riferisco a Villabate, mi riferisco a Misurmeri, mi riferisco a Santa Flavia, Bagheria. Diciamo che non si può dire che il nostro paese sia sporco. Certo, si può migliorare, possiamo fare dei passi avanti, speriamo che si smuova qualcosa a livello regionale che ci faccia a riabbattere ancora di più i costi e quindi scendere dal prossimo anno le tariffe che noi abbiamo stabilito, che è chiaro che se abbiamo un costo di 1 milione le tariffe devono arrivare a 1 milione, quindi questo sarebbe un abbattimento del 100%, si può dire, dei nostri costi. Ma è una cosa che ci stiamo attivando e speriamo che non dipenda solo da Comune Federazione, ma dipende da un organismo regionale che è lento a muoversi dalle discariche a Bellolampo, così come ha detto il sindaco. Una cosa che noi possiamo fare è di venire incontro alla cittadinanza ricevendo tutti i giorni e cercando di correggere quelle piccole anomalie che purtroppo la società che aveva in gestione gli avvisi bonari con l'F24 ha creato, fra cui quello che diceva il sindaco di un raddoppio dei magazzini equiparati all'abitazione principale. Questo dal momento in cui ti viene in ufficio verranno rettificati immediatamente e ristampate l'F24. Se mi hai seguito nel ragionamento sulla differenziata, ti rendi conto che una differenziata seria non è una differenziata che si fa parlando. Una differenziata seria prevede un piano di raccolta di un certo tipo. Io ti posso dire il piano di raccolta Aro di Figarazzi. Il piano di raccolta Aro di Figarazzi prevede 5 mezzi meccanici che hanno nel traino tutta una serie di compostiere grandi, medio grandi, che permettono di fare la differenziata addirittura quartiere per quartiere. Questi mezzi girerebbero a Figarazzi, qualora ci facessero partire questo piano, porterebbero questi cassonetti sulle varie postazioni mobili e il cittadino, attraverso una tessera magnetica, ma noi pensiamo che si potrebbe utilizzare anche la tessera sanitaria, aprirebbero queste compostiere e andrebbero a scaricare lì. Questo tipo di piano, se non ci danno i soldi per poter partire, lo abbiamo previsto attraverso un investimento di 7 anni con delle ditte private. Una ditta privata che ha un investimento lungo, quindi in 7 anni, perché è questo che prevede la legge regionale, ha la possibilità di fare degli investimenti, di recuperare gli investimenti fatti all'interno dei vari comuni e di poter anche guadagnare, perché un privato deve necessariamente guadagnare. Questo tipo di sistema, non perché lo dico io, ma perché è stato vagliato dai tecnici dell'assessorato energia, ci permetterebbe, Giuseppe, a regime di poter arrivare alla differenziata al 40% nel giro di 6 mesi e al 65% nel giro di 1 anno e mezzo. Queste statistiche e questi parametri li trovate nel piano Aro, che è approvato dalla Regione Sicilia per il comune di Figarazzi da 1 anno e 1 mese, che non può partire
perché i dipendenti, la regione Sicilia non sa come li deve trasferire o ai comuni oppure alle ditte private. E allora siamo paralizzati. Perché? Io posso fare un bando e dire alla ditta privata ti devi assumere tutti i dipendenti che lavoravano in questo bacino. È previsto per legge questa possibilità. Ma dalla Coires, che è organismo pubblico, alla ditta privata, non puoi fare questo trasferimento in maniera automatica e diretta, lo devi fare attraverso una legge regionale, una disposizione che permette questo transito, oppure attraverso la creazione di questa società SRR si transitano da loro e poi si mettono in capo alla ditta privata. Io sono d'accordo con te, una famiglia che ha le compostiere, che può fare la differenziata, inquina, può inquinare anche di meno, ma se non si crea un sistema di differenziata serio, così restando e applicando freddamente la legge Renzi, secondo Renzi inquina di più, secondo Giuseppe Compagna e Paolo Martorana inquinerebbe di meno con le potenzialità della differenziata. Quello che dico io è questo, ma questo è chiaro che ne possiamo soltanto parlare in maniera molto generica, i cittadini hanno 20 giorni di tempo per pagare la prima rata, che in casi diciamo particolari, ad esempio il mio, io pago 964 euro di immondizia e la prima rata è 264, ma fortunatamente non tutti hanno la prima scadenza così grossa. Quei 20 giorni non lo possiamo scrivere, ma fra di noi ce lo possiamo dire, non saranno vissuti con il fiato sul collo per il contribuente. Quindi quel contribuente che arriva al 25esimo giorno non andrà incontro all'applicazione delle sanzioni. Cosa diversa è per il contribuente che decide deliberatamente attraverso una protesta che non ha ragione d'essere, dopo che la gente vedrà quello che ci stiamo dicendo, se quel contribuente tipo il Paolo Martorana non vuole pagare la tassa dei rifiuti, è chiaro che quella tassa verrà iscritta all'interno di un ruolo coattivo che verrà trasferito a Equitalia o alla Riscossione Sicilia, insomma all'agente accertatore che recupererà coattivamente quel tributo. Ma in quel caso noi non possiamo assolutamente fare nulla, perché purtroppo questa tassa, questo tributo è un obbligo di legge e io sono qui per farla rispettare la legge. Posso utilizzare tutti i parametri e i benefit che mi sono permessi a me come diciamo amministrazione comunale, e questi benefit saranno quelli di spostare le due rate a aprile e a giugno. Questo lo farò se il Consiglio Comunale mi seguirà in questo ragionamento, ma non è dubito. Ma oltre questo, in questo momento non posso assolutamente incidere sulla tassa, cioè su quello che è arrivato. Altra domanda. Emanuele. La raccolta differenziata è zero, attualmente zero, per noti problemi che abbiamo anche nella regione. Però, volevo chiedere, sì, dal momento del tuo insediamento, quindi dal maggio al giugno del 2012 ad oggi, si sarebbe potuto prevedere con il CONAI che la filiera, ecco la possibilità della 191 che utilizzi per tutto il resto, una raccolta che non prevede il ritiro delle ditte qua a Figarazzi, ma noi portarlo là dove il CONAI è. Perché? La spesa della raccolta differenziata è più costosa perché noi chiediamo alle ditte di venire a prendere a Figarazzi e smaltiscono una qualità che è scadente. Questa è la differenza. Se fosse stato un accordo con il fatto all'inizio, con un'isola creata con la 191 e con la possibilità di un mezzo, visto che ne abbiamo già noleggiato alcuni, di uno in più, non credo che sia una grossa cifra, noi per quei cittadini che avrebbero potuto fare la differenziata avremmo magari risparmiato un 20% che questo oggi avremmo nella bolletta.
capisco che gli impianti non ce n'è, però portarla all'LVS gratis, perché la CONAI obbliga l'LVS al recupero, obbliga Palermo Recupero a prendersi il cartone. Emanuele, sei stato chiarissimo, ti interrompo perché ho compreso. Anche per il discorso del compost. Sì. Emanuele fa un'osservazione esatta, però questa osservazione poi deve essere calata nel caso concreto. Figarazzi, i dati che io ho in possesso sono dati quantitativi. La quantità di differenziata a Figarazzi non ha mai superato nei momenti di massimo splendore il 15%. Anche facendo un accordo diretto con la filiera, attenzione, la filiera pretende che tu prendi la bottiglia di plastica che mio figlio mette nell'apposito contenitore, prevede che la bottiglia di plastica da casa mia arrivi alla filiera. E allora noi che cosa volevamo fare? E abbiamo dato delle indicazioni. Io non ho mai protestato contro il governatore Crocetta, ma sono stato sempre quello che ha portato idee al governatore Crocetta. Io volevo prevedere una piattaforma, la creazione di una piattaforma di raccolta o stazione di trasferenza, perché può avere la valenza analoga. In questa piattaforma, che si potrebbe creare ovunque, ma non con la 191, perché la 191 che cita Emanuele è uno strumento extra ordinem, cioè è uno strumento che viene dato al sindaco quando è con l'acqua alla gola. La legge prevede che quando si è con l'acqua alla gola, dal presidente della regione che è il primo titolare di questa ordinanza, al presidente della provincia, oggi commissario, al sindaco degli enti locali, si ricorre a questa ordinanza extra ordinem, Giuseppe, soltanto per casi contingibili, urgenti e straordinari, emergenze sanitarie o a sua volta emergenze che vengono proclamate dalla regione e che vengono mutuate dal sindaco. Noi oggi siamo in regime di 191 per tante cose, perché c'è un'ordinanza regionale che ce ne dà la facoltà, se no saremmo tutti fuori legge. E allora fare una ordinanza soltanto per 6 mesi per fare partire la differenziata, attenzione, la ordinanza tu non la puoi fare per 6 mesi, la puoi fare finché c'è l'emergenza, e quindi reiterare questa ordinanza creerebbe, oltre a che una violazione di legge, andrebbe a creare qualcosa per 6 mesi, e non si può, un sindaco non può pensare soltanto per qualche giorno. Noi dobbiamo programmare per 1 anno, per 2 anni, per 5 anni. Quindi l'idea di Emanuele è la mia, perché ne abbiamo parlato miliardi di volte nel fare questo. Ma se la Regione Sicilia, al posto di buttarli i soldi da altre parti, crea delle stazioni di trasferenza per i rifiuti e delle isole ecologiche per la differenziata, e allora sì che si potrebbe partire. Fermo restando, Giuseppe, che comunque sarebbe sempre una scelta del cittadino prendere la bottiglia di plastica e metterla nel cassonetto piuttosto che l'umido messo, diciamo, da un'altra parte. Portatele so. Perfetto, la cartella, non aprite così rispondo alla giornalista di Canale 8, la cartella viene modificata immediatamente, basta andare nei nostri uffici, è tempo reale, quindi appena l'utente si presenta noi siamo in condizione di accorgercene subito dell'errore. Subito ristampiamo i 4 bollettini, quindi i 4 bollettini che erano gravati da un raddoppio dell'imposta diminuiscono, diciamo, sensibilmente nelle 4 rate. Faccio il caso, diciamo, di Vincenzo Tribuna, che ha ricevuto 1.000 euro di immondizia e ha una pertinenza sotto casa.
questa pertinenza, sulla pertinenza sono stati caricati i componenti della famiglia, quindi tre componenti. Quindi, oltre a casa sua, i componenti sono stati caricati nella pertinenza. Questo ha fatto triplicare i costi della pertinenza, quindi da 70 euro sono passati a 300. Basta andare nell'ufficio, l'ufficio se ne accorge, ristampa le cartelle ed è tutto finito. Quindi buona parte della protesta potrebbe essere legata anche a queste 169 famiglie che hanno un errore, una tassa che non dovranno pagare così come è scritta nella cartella, ma che dovranno pagare con la modifica. Per quanto mi riguarda, invito i cittadini a farlo in questi giorni, lunedì, martedì, fino a venerdì, gli uffici sono aperti, abbiamo potenzialità, abbiamo creato una potenzialità maggiore nelle persone che si interfacciano con la gente e abbiamo anche pensato di fare un ulteriore ricevimento al pubblico nel pomeriggio, oltre al giovedì fare anche un altro giorno, penso che verrà fatto nella prossima settimana. 169 persone si riescono a gestire nel giro di 20 giorni, ma se queste persone non dovessero, diciamo, saperlo, perché non si guardano la trasmissione, perché non leggono i giornali e perché magari la pagano sbagliata, saremmo noi ad accorgere dell'errore e a rettificare, e andare personalmente a portare la cartella al cittadino, perché sappiamo le famiglie nome per nome. Sulla tassa sbagliata stiamo soltanto facendo decantare un po' la protesta, vediamo tutte le persone che vengono, da 169 sicuramente magari rimarranno 20-30 famiglie, ristampiamo noi il bollettino e sarà il sindaco a portarlo personalmente a casa. Grazie a tutti.